Con Dino Rubino continuiamo in questa atmosfera magica che si respira in queste sere di jazz qui alla Fiera di Messina. L'abbiamo conosciuto nella sua doppia veste, quella di trombettista e quella di insomma pianista. E stasera però mi è sembrato suonare il piano come se fosse una tromba in qualche momento. Questa è stata la mia sensazione. Ma è possibile, insomma, il fatto che suoni due strumenti in passato mi ha creato un po' di confusione e tuttora ogni tanto quando vado a suonare spesso e volentieri mi capita di giocare un po' con questi due strumenti, no? E quindi magari alle volte mi capita di suonare il pianoforte con un approccio trombettistico e viceversa, suonare la tromba con un approccio pianistico, quindi magari stasera una... Eppure ci dicono che chi suona uno strumento, anche la personalità di chi suona uno strumento è molto caratterizzata dallo strumento. Tu hai una doppia personalità oppure hai trovato il giusto equilibrio? Ma in realtà mi sento un po' schizofrenico. Tu stai vivendo il festival praticamente in ogni sua forma, le lezioni a scuola, stai suonando anche durante la giornata, stai partecipando a diversi concerti con diversi musicisti, hai un po' il quadro completo, sono già trascorsi 3 giorni, riusciamo a fare un primo piccolo bilancio? Ma il bilancio è assolutissimamente positivo, nel senso che festival del genere ce ne vorrebbero molti di più in Italia. Il fatto che un'organizzazione, un festival così bello nasca in Sicilia e soprattutto nasca a Messina, dico Messina perché negli ultimi anni Messina è stata un po' abbandonata a se stessa rispetto a quello che era Messina degli anni 80, non perché io la conoscessi, ma perché ricordo i racconti di mio padre quando mi diceva che Messina veniva a sentire Chet Baker, Freddie Hubbard negli anni 80. Quindi Messina, devo dire che il fatto che questo festival sia nato a Messina credo che abbia dato molta energia positiva a Messina, anche perché è un posto bellissimo e quindi noi tutti eravamo felicissimi di questa cosa. Quando Giovanni ci ha comunicato 20 giorni prima che il festival non si sarebbe fatto a piazza, ma anziché a Messina, eravamo tutti felicissimi del fatto di venire in questa location nuova. Finora è stato la cosa è stata vincente e lo sarà fino alla fine. Questa vicinanza col mare ti ha influenzato in queste, in queste giornate? Ma sì, ha influenzato un po' tutti, perché noi alloggiamo in un hotel a 10 metri dal mare, quindi capita la sera quando ci ritiriamo dai concerti di fare il bagno di notte oppure la mattina, insomma, diciamo che è quasi una vacanza, anche perché il lavoro che facciamo noi non l'ho mai chiamato un lavoro, quindi il fatto di suonare già per me di per sé è una passione, se lo unisci in più agli amici, al mare, a tutta questa situazione bellissima diventa fantastico. Insomma, sicuramente ci ritornerai a Messina. Me lo auguro di cuore. Yeah.